Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi di Atalanta-Milan 1-1. Domani, ore 18, usciranno le pagelle. Oggi invece ci concentriamo, come già anticipato, sull'analisi, ma prima di cominciare gentilmente vi ricordo di lasciare un like al video. Iscrivetevi al canale di Milan Inside che è presente pure su tutti i social, Instagram, TikTok, Facebook, chi più ne ha più ne metta e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Oltre al like, fatemi sapere qui nei commenti cosa pensate di questo pareggio, se è un punto guadagnato o se sono due punti persi. Io ora vi dico la mia. Vi dico la mia, partendo un po' da, diciamo, da una cronistoria della partita e poi andiamo ad argomentare. Allora, Milan che comincia bene, con un'azione di Leao subito dopo 30 secondi, si vede che i rossoneri hanno il pallino del gioco in mano, l'Atalanta gioca di rimessa. E su un'azione di contropiede trova il gol del vantaggio verso la mezz'ora con Malinowski. Meile che lo serve praticamente al centro dell'area, un rigore in movimento. Malinowski che con il piede che si ritrova non ha difficoltà a tirare in porta. E complice anche purtroppo una deviazione di Kalulu, praticamente spiazza Maignan. C'è un errore qui perché si doveva coprire meglio quel passaggio, perlomeno uscire prima. E nello specifico vedo in Tonali, diciamo, colui che ha sbagliato, il colpevole. Milan che prova a reagire e che nel corso del primo tempo ha una grossissima occasione. Quando ancora si era sullo 0-0, praticamente su un pallone quasi innocuo, vorrei dire, di Hernandez, la sfera arriva sul secondo palo dove Messias, invece di passare a Tonali tutto solo in mezzo, prova una conclusione che viene praticamente ciabattata, sprecando una grossissima occasione. Poi, ripeto, c'è il vantaggio dell'Atalanta e Milan che da lì perde un po' la bussola per quanto riguarda il primo tempo. Il secondo tempo ricomincia a giocare e l'Atalanta che già giocava di rimessa aziona ancora di più, diciamo, la sua tattica improntata al contropiede. Milan che prova, riprova, prima con Kalulu di testa su una punizione e poi parleremo di questa punizione. Prima con Kalulu, poi un'occasionissima con Tonali davanti a Musso. Alla fine trova il pareggio alla fine, nel senso, verso il 69esimo, 68esimo se non ricordo male, trova il pareggio con Bennacer che l'azione nasce praticamente da un tiro dello stesso Algerino. Musso respinge, il pallone rimbalza sulla bandierina. Saelemaekers è bravo a recuperare velocemente, a rimettere Bennacer che rientra su sinistra, tira il giro, palo gol. Milan che poi ci prova a vincere in tutte le maniere, c'è un'unica, diciamo, grande occasione, un'altra unica grande occasione per Origi che fa una gran bella finta in area di rigore, salvo poi essere stoppato da Jim City. In tutto ciò l'Atalanta va vicino al gol con un colpo di testa di Pasalic ben disimpegnato da Maignan. Perché vi dicevo che saremmo ritornati a parlare di quella punizione del colpo di testa di Kalulu alto di poco? Perché deriva da un fallo di Adebur su Leao che senza giri di parole per me era da rosso. Perché Adebur non trova mai il pallone, perché entra a gamba alta sulla caviglia di Leao e trovo assurdo che non sia stato nemmeno rivisto al VAR. Doveva essere perlomeno rivisto, che poi eventualmente si sarebbe detto che
provato a prendere il pallone, non gira cattiveria, tutto quello che volete, ci avrei pure potuto credere. Però doveva essere almeno rivisto, perché ripeto, per me era rosso netto. Detto questo, punto guadagnato o 2 punti persi? Allora, al netto delle occasioni, concordo con chi dice che siano 2 punti persi, perché abbiamo creato di più, abbiamo avuto più occasioni, abbiamo tenuto di più possesso della palla. Se consideriamo il fatto che eravamo sotto di un gol, se consideriamo che comunque l'Atalanta, secondo me quest'anno, una mia modestissima e personale opinione, sarà una bella rogna per tutti, perché avrà solo il campionato, non ha competizioni infrasettimanali, e considerato che siamo al 21 d'agosto, ci può stare anche il pareggio. Alla fine dei conti ci ritroviamo a 4 punti al momento con noi che abbiamo affrontato Udinese e Atalanta, mentre altre che stanno a 6 punti, tolte Roma e Juve che giocheranno oggi, hanno affrontato Spezia, Lecce, Verona e Monza. Non voglio di niente, ogni partita fa storia a sé, però ripeto, alla fine dei conti ci può stare il pareggio a Bergamo. Mi prendo rabbia soprattutto per le occasioni sprecate e per il rosso che avrebbe cambiato la partita, il rosso mancato che avrebbe cambiato la partita. Questo è quanto, ragazzi. Vi reinvito a lasciare un like, a commentare qui sotto. Ditemi se per voi è un punto guadagnato, se sono 2 punti persi. L'appuntamento è per domani, per le pagelle alle 18 sempre. E che faranno un po' discutere, credo. E lasciate ancora una volta l'iscrizione qui al canale, il like, ve lo dico ancora una volta, e seguiteci Milan Inside su tutti i social e sul sito internet, bellissimo, meraviglioso, www.acmilaninside.com. Sempre Forza Milan, a domani con le pagelle.